Ciao Vivians! Oggi vedremo l'evoluzione della moda femminile in epoca vittoriana. La moda in epoca vittoriana è la massima espressione della femminilità ottocentesca. Nell'Ottocento un fattore determinante di eleganza era la perfezione del taglio dell'abito, il cui modello di riferimento era quello inglese, esempio indiscutibile di eleganza e buon gusto. La regina Vittoria divenne una sorta di icona per la sua giovane età e fino alla morte del principe Albert era molto interessata alla moda. Diventò il modello femminile per eccellenza. Ogni abito da lei indossato, ogni colore da lei scelto, ogni accessorio da lei amato diventava moda in Inghilterra. Il suo vestito da sposa ha infatti modificato tutta la moda delle spose dal 1840 in poi. Vediamo subito come si vestivano le donne vittoriane. Iniziamo dal 1840. Gli abiti avevano perso quelle caratteristiche frivole come le maniche a palloncino o i colori sgargianti, in favore di un'eleganza pudica e semplice. I vestiti erano di colori pallidi, arricchiti da decorazioni floreali realistiche. I colori più usati erano chiari e neutri, in particolare il bianco. La vita era bassa e avevano maniche ampie e voluminose. I vestiti da sera femminili mettevano a nudo le spalle e la parte superiore del seno. Un accessorio considerato irrinunciabile per le donne dell'epoca fu il cappello, che completava l'elaborato abbigliamento femminile. Ad inizio Ottocento era apparso un nuovo modello di copricapo femminile, destinato ad avere un successo straordinario, il poquet bonnet o Neapolitan bonnet. Un cappello in velluto o broccato a visiera, legato con dei nastri sotto il mento, dotato di un largo e arrotondato bordo anteriore, che richiamava le gonne a campana. Inizialmente indossato dalle borghesi, il poquet bonnet si diffuse ben presto presso le dame dell'aristocrazia britannica, obbedendo al gusto dell'epoca che esaltava la modestia e il pudore femminile, anche attraverso il celare il volto agli sguardi indiscreti. Dagli anni 30 agli anni 50 del XIX secolo, il poquet bonnet divenne così ampio e prominente che il viso della persona che lo indossava poteva essere visto solo frontalmente. Questo particolare scatenò continue vignette satiriche da parte della stampa dell'epoca. I corsetti. I corsetti sottolineavano la sensualità di una donna, esagerando i fianchi e il busto, in contrasto con la vita sottile. I bustini erano tagliati in pezzi separati e cuciti insieme a modellare i fianchi. Nella parte anteriore veniva inserita una fascia d'acciaio, mentre nella parte posteriore delle stecche di balena erano cucite per dare più struttura. Il corpo della donna rimaneva quindi rigido e in una posizione innaturale, impedendole di respirare comodamente. Le gonne ampie. I primi anni del regno della regina Vittoria sono dominati da gonne ampie, il cui volume è costituito da vari strati di sottogonne più o meno rigide, più o meno vaporose. Erano però calde e antigieniche, soprattutto in estate. La crinolina era la sottogonna che dava forma agli abiti femminili. Era caratterizzata da cerchi concentrici in crinolino, un tessuto rigido e apprettato. Il crinolino dava sia rigidità che flessibilità alla struttura ed era resistente all'acqua ma traspirante all'aria. Esso era fatto con ordito di lino o di cotone e trama di crine di cavallo ammorbidito, da cui il nome di crinolina. Successivamente il crine verrà sostituito prima dal tessuto imbottito, poi dal legno e infine dall'acciaio. Le crinoline potevano presentarsi con delle balze o semplicemente come sottogonne. A volte erano fissate ulteriori balze sul fondo della gonna, spesso di pizzo o tessuto fantasia, che dovevano far capolino dall'orlo della gonna. La lunghezza delle gonne variava con l'età. Le ragazzine le indossavano piuttosto corte, le adolescenti a mezzo polpaccio o fino al bordo degli stivali, e le ragazze e le donne le indossavano lunghe fino ai piedi. Il volume della parte superiore si riduce. I vestiti da giorno avevano un corpetto solido, mentre quelli da sera avevano una scollatura molto profonda e venivano indossati con degli scialli sulle spalle. Il busto è sottolineato dal taglio degli abiti,
che si fanno aderenti nella parte superiore, così che anche il corsetto divenne più rigido e stretto. Verso la metà del secolo le gonne iniziarono a crescere sempre di più, si portavano anche 7 o 8 strati di sottogonne e imbottiture. Il peso delle sottogonne era diventato quasi insostenibile, così la pesante crinolina originaria venne sostituita con una gabbia a cerchi metallici e molle d'acciaio, che aumentava ulteriormente il volume delle gonne, ingrandendo il diametro verso il basso e creando un effetto a campana. La crinolina e il corsetto ben stretto divennero la base dell'abbigliamento di tutte le donne benestanti. La crinolina venne adottata per diverse circostanze non solo dalla media borghesia, ma anche dai ceti più bassi. Non era più simbolo di uno stato sociale, ma della moda femminile. Anche se la vera signora accompagnava alla crinolina preziose sottogonne che rendevano ancora più spumoso l'effetto finale. Le donne in crinoline sembravano trasformarsi come non mai in splendide etere sculture, inni alla bellezza e alla dignità. La crinolina permetteva abiti più leggeri, ma determinava per la donna tutta una serie di problematiche, dal dover modificare la propria andatura alle difficoltà per sedersi. Le interazioni con l'altro sesso, poi, erano tenute fisicamente a distanza. Entro la metà dell'Ottocento, una donna occupava lo spazio di 3 uomini. Portare la crinolina richiedeva una certa abilità. Per camminare bisognava scivolare con grazia, tenendo il busto inclinato in avanti, per farla ondeggiare con leggiadria e senza goffaggine. Per sedersi occorreva appoggiarsi sull'orlo del sedile, tra un cerchio e l'altro, ripiegandosi su se stesse, o in alternativa bisognava disporre con cautela dei cuscini dietro le spalle, evitando di causare il ribaltamento dei cerchi, che avrebbe portato a scoprire le gambe. Per questo con la crinolina arrivò anche il mutandone. Il rischio che un movimento sbagliato mostrasse tutte le grazie era molto alto e la biancheria doveva proteggere da sguardi indiscreti. La crinolina creava anche difficoltà nel salire in carrozza, con il rischio di rimanere impigliata nelle ruote. Una giornata ventosa poteva rivelarsi imbarazzante, in quanto con una forte folata di vento la crinolina poteva capovolgersi, come un ombrello, mostrando l'intimo ai passanti. La scienza la dichiarava nociva per la salute, in quanto manterrebbe l'aria sotto la gonna, raffreddando la temperatura. Il pericolo maggiore, però, era rappresentato dal fuoco. Con quell'ingombro una donna poteva cadere in un camino o rovesciare una candela. I tessuti erano altamente infiammabili e l'aria presente sotto la gonna faceva in modo che il fuoco la divorasse velocemente. La crinolina però un'utilità l'aveva, per le ladre. Infatti veniva spesso indossata per compiere furti. Per esempio, una donna fu arrestata perché aveva nascosto una grande varietà di oggetti sotto l'enorme vestito: bonbon, orologi, gabbie per uccelli, pasticci di carne e quant'altro. Entrarono in voga le maniche a campana, mentre rimanevano quelle alla Mary, forse perché erano gradite alla regina. Si usavano stoffe corpose, sete e broccati ricamati, e colori scuri affiancati da tinte vivaci e dense, gialli dorati, verde smeraldo, ma anche fantasie geometriche e floreali. In questo decennio la moda ci regala l'immagine più tipica della femminilità vittoriana. All'inizio del 1860 l'ampiezza della crinolina era arrivata ad una circonferenza di ben 7 metri e le gonne erano più piatte nella parte anteriore e più gonfie dietro. La crinolina si allungò dunque nella parte posteriore per sorreggere le gonne con strascico. Thank you.
verso la metà del decennio la crinolina iniziò a essere più contenuta, mentre l'abito raccoglieva la sua ampiezza con una serie di cordoni che formavano un drappeggio nella parte posteriore. I vestiti da sera avevano scollature profonde e maniche corte. Venivano portati con guanti corti di pizzo senza dita o guanti imbottiti fatti ad uncinetto. Gli anni 60 furono il periodo in cui la sartoria cominciò a proporre la haute couture, che si sbizzarriva in maniche di ogni genere, come la manica pagoda, quella alla virago, la manica campana e quella a sbuffo. In questi anni predominavano il nero, il verde, il rosa e il viola. I tessuti erano sfarzosi e ricoperti di tantissime applicazioni, merletti, pizzi, trine, ricami, nastri e volan. L'abito vittoriano del 60 fu per la moda quello che il Rinascimento fu per l'arte. Verso la fine degli anni 70, gli abiti pomposi mantennero gli strascichi, ma progressivamente l'ampiezza si ridusse, spostandosi verso il retro dell'abito. Negli anni 70 fece la sua comparsa una nuova gabbia di sostegno, la crinolette, un sostegno in acciaio a cerchi molto ridotto rispetto al precedente stile. La crinolette sosteneva solo il retro della gonna, lasciandola sul davanti e sui fianchi dell'ampiezza naturale. Nel 1870 la crinolette era un capo d'abbigliamento separato dal corsetto, mentre nel decennio precedente, per dare maggior stabilità all'impalcatura, la gabbia era legata con occhielli e fettucce. La regina Vittoria rimaneva fedele alla crinolina, poiché in questi anni aveva già perso suo marito ed era piombata in un lutto profondo e impenetrabile, rendendola impermeabile a ogni tipo di cambiamento. Mentre la regina e le signore che si consideravano per bene continuavano a sfoggiare la crinolina sotto abiti dai colori sobri e dal taglio rigoroso, la moda delle crinolette e delle gonne riccamente ornate di volan sul fondoschiena usciva dalle case di tolleranza ed entrava nei guardaroba delle giovani borghesi. Queste nuove linee prevarranno fino alla fine del secolo, con dimensioni variabili. La crinolina era già al tramonto, ma non per questo gli abiti si fecero più pratici. Per sedersi le donne dovevano ancora spostare di lato la gabbia oppure sedersi in avanti sulle sedie. La crinolette si accompagnava a una mania per busti sempre più stretti. Il vitino da vespa era il punto focale della bellezza. Gli abiti erano ancora composti da due pezzi, una gonna e un corpetto. I piedi scomparivano sotto la lunga gonna e la vita, molto stretta, era leggermente più in alto. Le maniche erano lunghe e strette, o a pagoda, mentre gli scolli erano piccoli per il giorno e profondi per la sera. Gli abiti aderivano lungo il corsetto, la vita e parte superiore delle cosce. Molte vignette mostravano donne impedite nella seduta o nel salire le scale a causa dei loro abiti troppo aderenti. Completavano l'abbigliamento di questo periodo piccoli cappelli calati sulla fronte e acconciature ricche di elaborati riccioli. Alcune donne indossavano posticci chiamati scalpette e frizzette per aggiungere volume ai loro capelli. In questo decennio gli abiti erano vere e proprie sculture di tessuto, soprattutto per la ricchezza degli strascichi e del retro delle imponenti gonne. La crinolette era diventata più rotonda sul retro e meno a campana, così da poter sostenere meglio i drappeggi. Prese così il nome di tournure. I vestiti femminili per la caccia prevedevano gonne drappeggiate sulla caviglia, indossate con stivali o ghette, mentre l'abbigliamento indossato per le camminate prevedeva una lunga giacca e una gonna, indossata con il trambusto, e un piccolo cappello o una cuffia.
In viaggio si portavano lunghi cappotti, come ad esempio lo spolverino. La figura femminile era sempre più lunga, grazie all'arrivo dei corsetti a punta e delle file di bottoni che scendevano dal collo fino al davanti dell'abito. Il busto si allungò e scese anche il punto vita. In questo decennio, alla crinolette comincia ad affiancarsi il bustier o bustel, un bustino formato anche da una parte sul retro con balze di stoffa rigida o cuscini per sostenere le gonne. Alcune stampe dell'epoca prendevano in giro la nuova moda, dipingendo le signore con giganteschi coleotteri e lumache posati sul sedere. Mentre la moda rendeva sempre più pronunciato il retro del vestito, i corsetti si modificavano stringendo sempre più la vita e modificando la postura delle signore. Il secolo stava volgendo al termine e la regina Vittoria era al massimo della sua popolarità. In questi anni comincia la Belle Époque, che si concluderà dopo il primo decennio del Novecento, quando venti di guerra cominceranno ad addensarsi sull'Europa. In questi anni gli abiti persero ogni elemento di leggerezza e si fecero pesanti, scolpiti, quasi barocchi nei dettagli. I colori erano scuri, corposi e vivaci. Il retro si ridusse e si fece più indossabile, con una prevalenza del bustel sulla crinolette. Erano di moda elementi come le frange, le balze e i tessuti ripresi. Gli abiti in jersey del 1880 coprivano tutto il corpo, ma il tessuto elastico si adattava come un guanto. La leggerezza rimane invece per gli abiti da sera, con delicatissime trine dalle tinte pastello. Le scollature però si fanno più castigate. Era molto evidente il contrasto fra la parte superiore degli abiti, essenziale e aderente, e le gonne ricche ed elaborate. I corsetti erano sempre più stretti e modellavano i vitini di Vespa, che contrastando con i fianchi fasciati e i fondoschiena amplificati, trasformavano la matrona vittoriana in una sirena sensuale. Si usavano maniche gigot, ampie e voluttuose sulla spalla, per poi convergere strettissime sui polsi. Contribuivano a dare un aspetto sofisticato e stravagante alla donna che sceglieva la moda nuova e peccaminosa. Le scarpe, che erano sempre state relegate ad un ruolo secondario e mezze nascoste dalle lunghe e ampie crinoline, assunsero un ruolo protagonista. Divennero più affusolate e appuntite in punta, e molto più stabili grazie al tacco a rocchetto basso detto alla Luigi. Man mano che le gonne si accorciavano, le scarpe si accollavano, dando vita allo stivaletto Balmoral, che divenne un vero e proprio feticcio dell'epoca. La donna di fine secolo era già proiettata verso il futuro. Erano gli anni della vita sottilissima, dei bustini che donavano alle signore la forma S, malsana quanto improbabile. Le gonne cominciavano ad essere più pratiche, i sostegni si stavano riducendo per una maggiore semplicità dei tagli. La tournure era ormai ridotta a una semplice imbottitura chiamata Cul de Paris, fondamentale per conferire la linea S, caratteristica della Belle Époque, dove la figura risultava esile e slanciata e il corsetto stretto come una guaina si allungava fino alle anche, sagomando il corpo, il tutto accompagnato da uno strascico. Questo stile rimase in voga fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale, che porterà fin dall'inizio a un accorciamento delle gonne per rendere più facili i movimenti e poi il tramonto di crinoline e crinolette. Tornò di conseguenza una maggior fantasia nella parte superiore, col ritorno di maniche gonfie importanti, come quelle a montone, alla Giulietta, a sbuffo e a palloncino. La moda ritrovò i pizzi per dare agli abiti inattesi e nuovi volumi, forme originali e inaspettate. Anche gli immancabili accessori divennero più vezzosi. All'austera cuffia poche bonnet si contrapposero cappelli a falda larghissima, vistosamente ornati di fiori, nastri, piume in colori sgargianti e volatili imbalsamati. In Inghilterra, per decorare i cappelli, si privilegiavano spesso le cince o le rondini grigie, le cui dimensioni contenute consentivano alle signore di esibirle imbalsamate per intero,
collocate su fili e molle che permettevano alla testa e alle ali di muoversi con effetti realistici. Le donne con minori possibilità economiche ripiegavano su cappelli ornati di teste di piccioni, fagiani o pavoni dagli occhi in vetro. Le costose piume di struzzo ornavano invece i cappelli destinati alle ricercate miss da teatro delle dame di buona società. Ma anche i volatili fecero le loro vittime inconsapevoli, poiché la tecnica di imbalsamazione prevedeva l'uso di saponi all'arsenico altamente tossici e nocivi. La moda femminile del 1890 era caratterizzata anche da colli alti, tenuti in posizione da collari, e corpetti rigidi di osso. Con il 1901 terminava l'epoca vittoriana e sul trono saliva re Edoardo VII, sovrano fino al 1910. I corsetti continuavano a spopolare, ma anche per loro la vita sarà breve. Correnti di pensiero in campo medico cominciavano a ventilare l'idea che potevano nuocere alla salute delle donne. Nell'ultimo decennio del regno della regina Vittoria, la moda si orientò verso quelle che saranno le caratteristiche del costume liberty, simbolo di emancipazione e maggiore confidenza verso se stesse. La donna del nuovo secolo andava in bicicletta, praticava sport, passeggiava, non era più una bambolina da mettere in mostra, e questa nuova praticità si rifletteva sull'abbigliamento. Le suffragette poi rivendicavano i loro diritti con grande energia, favorite da abiti comodi che permettevano loro di muoversi agevolmente, o meglio, più di quelli finora indossati. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, lascia un commento e condividilo dove vuoi. Al prossimo video, ciao!